Grazie Presidente, purtroppo io sarò meno stringato del consigliere Lebro perché qui stiamo parlando di un servizio che costa tantissimo alla città e la partecipata del comune che ha il contratto di servizio più alto e quindi non si può liquidare in 2 minuti. Io farò più o meno all'inizio lo stesso intervento dell'anno scorso. Mi avete agevolato il compito perché le stesse cose che ho detto l'anno scorso le ripeto però questa volta con più forza, diceva qualcuno repetita iuvant, vediamo un po' se qualcuno questa volta recepisce quello che umilmente cercheremo di dire. Cos'è il piano economico finanziario dell'azienda gestione rifiuti? Io mi dovrei trovare in questo documento, mi dovrei trovare e non mi trovo mai, le seguenti cose. Uno, qual è il modello di gestione e organizzazione del servizio? Non c'è. Perché il modello di gestione e organizzazione del servizio erano le schede e il contratto di servizio di Asia che io non ho visto, non ho votato, non ho deliberato. Il Consiglio Comunale ha deliberato l'affidamento in house alla società Asia di un servizio. Non ha votato nessun contratto di servizio, perché allegata a quella delibera non c'era nulla. Perché è stato detto che il contratto di servizi veniva firmato dal dirigente preposto su mandato dell'amministrazione. Una palla sesquipedale. Il contratto di servizio doveva essere votato dal Consiglio Comunale e la riprova è che io, allegato al piano economico finanziario, dovrei avere il modello gestionale organizzativo dell'azienda. Non c'è. Secondo, lo dico differentemente da Lebro, io dovrei dare un servizio commisurato alle mie capacità, ok? E far pagare quel livello di servizio commisurato alle mie capacità. E quindi, quali sono i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa? Cioè io con quello che riesco a dare, con le mie difficoltà, che io non sto contestando, io sto dicendo cosa riesce a dare Asia con quel personale, con quei mezzi, con quell'organizzazione, punto uno, questo. E allora tu mi devi dire che per un livello che non si può onestamente definire eccelso, io ti do un servizio che ti faccio non pagare 500 euro all'anno, ma te ne faccio pagare meno perché il mio servizio non è eccelso, ok? Ma io devo commisurare il livello di servizio prestazionale che sto dando ai cittadini a un costo, cosa che qua dentro non c'è. Non sto dicendo cosa ti do e per quanto te lo do. Io mi sarei dovuto aspettare di trovare la ricognizione degli impianti esistenti, che vuol dire gli impianti di Asia e gli impianti ai quali si serve Asia, per capire qual è il problema e come ha fatto Asia a fare un piano economico, industriale, finanziario da qui a 15 anni. Non c'è nulla. L'unica cosa che trovo è il punto 4, qual è lo scostamento e la motivazione rispetto al PEF precedente? Ce l'ha detto prima, sono aumentati di 6 milioni i costi di smaltimento, soprattutto di sapna, quindi l'indifferenziato o altri materiali, rispetto a una diminuzione del costo totale del servizio, perché io auspico anche di migliorare, per esempio, la vendita del materiale differenziato. Ce l'ha detto e spiegato anche, ed è l'unica cosa che ci ha detto e spiegato nel documento. E qua arrivo a un punto dolente, che è sempre quello. Lei ha fatto riferimento al DPR 158, all'articolo 7 dice: ci sono delle agevolazioni per raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota determinata dal comune, proporzionalmente ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. Si chiama premialità. Cioè, i rifiuti dovrebbero essere, scusate però, abbiate pazienza, cioè c'ho proprio in stereofonia, dovrebbero essere misurati puntualmente per singola utenza. Qua ogni anno siamo a presentarci, però quest'anno c'era una novità e poi ci arrivo. Rispetto al PEF precedente, scusate, rifiuti misurati puntualmente per singola utenza. E la legge del 99 diceva, solo finché non siano stati resi operativi sistemi di misurazione puntuali, cioè io pago per quello che produco come rifiuto,
possono essere calcolati con un meccanismo presuntivo di tassa, quello che facciamo noi, con ripartizione dei costi fissi e variabili tra 6 tipologie di utenze domestiche e 30 non domestiche. Metri quadri, persone, utenze domestiche, quello che facciamo noi. Non la facciamo la tariffa puntuale. Però voi, nell'affidamento in house del servizio in Asia, avete scritto che sarebbe partito sperimentalmente la tariffazione puntuale. Non c'è scritto qua dentro e non c'è scritto nella 120 tariffazione Tari, e ci arriviamo dopo. Quindi io non trovo quello che voi avevate scritto nell'affidamento in house del servizio di Asia. E quindi, successivo comma, riduzioni per attività di prevenzione dei rifiuti. Riduzione della non le fate, cioè non premiate chi riduce la sua produzione di rifiuti. Cioè l'obiettivo dovrebbe essere ridurre i rifiuti, non gestirli. E invece qua non c'è questo obiettivo. C'è l'obiettivo di aumentare la differenziata, ma la produzione di rifiuti pro capite dovrebbe essere il primo obiettivo e io devo incentrare tutto il mio piano e programma su quello. E la cosa più grave che io non trovo è la congruità del piano economico finanziario col documento di programmazione e col contratto di servizio di Asia. E sa perché non c'è congruità? Primo, l'ho detto subito, lì c'era scritto che c'era la tariffa puntuale sperimentale, qua non c'è. Lì c'era scritto che il costo inserito nel contratto di servizio